Giorgio Marchesi, allora, Folle d'amore, il film sulla vita di Alda Merini, e in questa vita tormentata di questa grande poetessa, il tuo professor Gabrici è effettivamente quello che poi aiuta al rilancio e a uscire dal momento buio. Beh, sì, è un personaggio molto bello che ho amato molto e che mi sembrava, insomma, un'occasione bella, anche perché poi è un personaggio molto positivo, siccome ultimamente faccio spesso dei personaggi, non dico sempre negativi, esatto, ma comunque invece questo è quasi proprio cattivo, dai. Esatto, a volte ho fatto anche proprio il cattivo, invece questo è un personaggio molto positivo che aiuta una donna che lui stimava come poetessa, ma che arriva come paziente e che comprende essere semplicemente in difficoltà momentaneamente, come se la sua ipersensibilità fosse in difficoltà rispetto alla quotidianità della vita di una donna degli anni 60, e soprattutto la toglie dagli elettroshock che le stavano facendo e che le causarono diversi problemi anche successivamente, e oltre a ridarle l'attenzione, quindi la consapevolezza di essere una persona degna di essere amata oltre che di amare, non in senso, ovviamente non c'è nessuna storia tra loro due, proprio semplicemente dando un'attenzione a lei e poi offrendole, regalandole una macchina da scrivere con la quale tornare a volare come forse era nata per quello. Ecco, a proposito di scrivere, tu ti sei documentato proprio con gli scritti del professore, no, che ha avuto anche una vita lunga tra l'altro. Sì, è arrivato a cent'anni, ha lasciato diverse interviste, io trovai un'intervista molto bella del Corriere della Sera che festeggiava i suoi 100 anni, e più ci sono appunto diversi scritti, e la cosa più bella è che lei dedicò proprio un libretto, lettere al dottor G, che erano dedicate a lui, che erano cose, alcune lui le conosceva, altre invece no. Cominciò a scrivere pensando a lui in manicomio, ma anche successivamente, un po' come ringraziamento, insomma, lo vedeva un po' come una persona che era stata importante per la sua vita. Senti, invece di lei, che idea ti sei fatto? È mutata rispetto a quella che magari avevi prima per le ospitate televisive, le poesie che avevi letto? Sì, la mia era una conoscenza abbastanza superficiale, e invece ho sentito molto presente proprio a un modo di parlare che è molto lento, ha una voce molto bella e soprattutto ho ritrovato quella sensibilità, cioè quella come dire, attenzione che noi non abbiamo quotidianamente, la maggior parte delle persone, e che hanno i poeti, o in generale allargherei agli artisti, cioè sentire qualcosa che magari noi con le nostre sicurezze, con le nostre certezze tentiamo di evitare, cioè di andare verso il buio, verso lo sconosciuto, e questa cosa in lei l'ho sentita molto, molto forte sempre. E la poesia oggi rientra un po' in quelle arti ormai da molti purtroppo a torto considerate obsolete? Effettivamente i giovani ormai le poesie... Ma io credo che ci sia sempre una trasformazione. Secondo me alcuni testi, per esempio, di alcuni rapper possono essere avvicinati alla poesia. Comunque hanno una forza di comunicazione sulle generazioni giovani che sono comunque di immagini, di gioco, di parole, che sono tutte tecniche comunque poetiche. Poi, come tutto si trasforma, anche la poesia si trasforma, come ha fatto insomma sempre durante la storia. Penso alla Beat Generation, penso insomma, no, anche alle alcune poesie di rottura. Non deve essere sempre una poesia alta o no, la cultura con la C maiuscola, non, o la poesia con la P maiuscola. La poesia può essere anche una frase detta da uno per strada che però coglie qualcosa di vero, ecco, forse la poesia più che non solo allo stile, ma è legata più alla verità e alla profondità. Poi se una cosa ti commuove, non so, no, c'è un modo di dire, no? Quando uno vede qualcosa di bello e di emozionante, cioè, questa è poesia, e forse questa è la poesia. Senti, ma invece da uomo rivangare il fatto che appunto non 300 anni fa, ma solo qualche decennio fa, un marito potesse disporre della vita di una moglie soltanto perché magari un po' depressa e autorizzare di rinchiuderla in manicomio, cioè da uomo degli anni 2000, come la vivi questa barbarie?
Beh, devo dire che è scioccante pensare anche, anche all'idea, no, che si aveva, appunto, adesso ci sono delle donne che magari sono madri, ma non sono, ma magari certe cose lo dicono direttamente al marito, dicono: ah, non mi chiedere questo perché io magari, cioè, sono vari modi, no, per essere madri e per essere padri, anche con una condivisione maggiore ormai di diversi compiti. Una volta invece era deciso quello, quindi se una si allontanava da quella modalità che la società considerava come corretta, era già qualcosa di strano e possibile, possibilmente passavi anche alla follia, ad essere considerata folle. No, è scioccante, però questo dimostra anche la forza di una donna che aveva un rapporto anche con gli uomini molto diretto, sia in età giovanile, dove comincia da una famiglia molto, molto povera e frequenta comunque l'ambiente letterario di Milano più elevato e senza grossissimi, cioè pur soffrendo perché viene considerata all'inizio non degna, diciamo, invece riesce poi a frequentarlo, vuol dire che comunque aveva una forza e era un ambiente prettamente maschile. Poi, superato il momento del manicomio, anche il rapporto che ha con gli uomini successivamente è sempre un po' seduttiva, è sempre ironica, è sempre giocosa, è sempre anche in qualche modo provocatoria e provocante, e questo dava l'idea di una donna forte, cioè una donna potente, senza troppe, per l'epoca, senza troppe così preconcetti, senza troppe paure o timidezze. Bene, allora prima di darci l'appuntamento ricordiamo anche dove sarai nelle prossime settimane, mesi, perché insomma, io? Sì. Allora, no, io adesso questa che esce il 14 di marzo su Rai 1, poi il non so ancora la data esatta, ma uscirà Studio Battaglia la settimana successiva, e poi ci sarà Vanina Guarrasi, dove faccio un ruolo anche lì, come tra virgolette, una partecipazione straordinaria, e poi adesso ho cominciato a girare un'altra serie che si intitola, posso dirlo? Ah, certo, per noi sì, devi. Che si intitola Le onde del passato, insieme ad Anna Valle. Torno a lavorare con Anna Valle dopo tanti anni, e poi insomma teatro, insomma, ci cerchiamo di muovere. Appunto, quindi Giorgio Marchesi quando si riposa? Mai. Spero presto. Ah, beh. Va bene, quindi appuntamento per Folle d'amore su Rai 1, prima serata, il 14 di marzo. E per chi se lo perde, c'è, può sempre recuperarlo su RaiPlay. Esatto. Fantastico. Perfetto. Grazie e complimenti sempre. Grazie mille. Ciao a tutti.